Ciao amici di The Board Show, oggi siamo a Sirmione, sul lago di Garda, uno dei borghi più belli e caratteristici di questa zona d'Italia, anche grazie allo splendido castello che nasce proprio dall'acqua dolce. Là c'è Gardaland, ma oggi il nostro parco di divertimenti è qui, in acqua. Perché oggi stiamo provando una barca che credo interesserà molti di voi, perché è facile, è trasportabile, ma soprattutto è conducibile senza patente. Il Beneteau Flyer 6 Sundeck è la barca davvero per tutti. Cominciamo a conoscerla. Con una lunghezza fuori tutto di 5,96 m e un vaglio massimo di 2,23 m, questa barca è facilmente carrellabile e trasportabile ovunque. Il dislocamento a vuoto è di 1251 kg, il carburante è di 100 litri e d'acqua dolce solo 50 litri. Beh, solo i 50 litri? Beh, è una day boat. Siete sicuri che ve ne servano di più? Normalmente di una barca salta all'occhio il layout generale di coperta, ma a noi come prima cosa interessa andare a vedere come ci si sente al timone del nostro mezzo. Bene, qua io sono non tanto alto, ma arrivo benissimo alla mia timoneria e ai comandi. La visibilità della strumentazione è molto buona. Al centro del nostro cockpit possiamo avere uno schermo per la strumentazione di bordo. Quando guardiamo il layout della console, non dobbiamo solo prendere in considerazione la postazione del timoniere. Dobbiamo anche vedere questa postazione, che è molto importante perché il timoniere è sempre accompagnato, perlomeno molto spesso, da un amico o da un copilota. E anche lui deve essere sicuro. Beneteau ha pensato a due ottimi appigli per stare in sicurezza totale a bordo del Flyer 6 Sundeck. Se il cantiere vuole fare gol con il lancio di una nuova linea o modello, deve impegnarsi, oltre che a progettare un buon prodotto, anche a renderlo riconoscibile. La linea Flyer, infatti, ha uno stile molto particolare. Subito sopra il dritto di prua, oltre l'opera viva, i masconi sono gonfiati, il che rende questo modello in qualche modo unico e in più permette dei grandi volumi interni sotto coperta, cosa che differenzia la versione Sundeck da quella Space Deck. Qui abbiamo una cuccetta dove possiamo installare un bagno chimico. La vera forza della versione Sundeck del Flyer 6 la troviamo fuori, sulle linee di coperta. È caratterizzato da un gigantesco prendisola a prua. Beh, gigantesco se pensiamo che questa barca è di soli 5,96 m. I due passavanti speculari sono stati pensati molto bene per dare due appigli sicuri sia salendo sia scendendo, appoggiandosi all'acciaio del parabrezza e a questo tientibene sulla murata. Beneteau fornisce due possibilità stilistiche per customizzare questo modello: la versione standard, che prevede la cuscineria grigia e i pulpiti in inox, e una versione elegance con i tessuti più lavorati, i pulpiti neri e due poltroncine regolabili alla timoneria. Qui a poppa lo spazio non manca, pensate che il pozzetto è 1,56 m x 1,98 m. La seduta di poppa può arrivare nella versione Elegance abbattuta sulla murata, così da poter navigare comodamente in 6. Anche se il cantiere Beneteau ha predisposto una potenza massima per questo modello di 140 cavalli, Nautica Bellandi ha preferito installare un Honda BF40E di 998 cm3 per una potenza di 40 cavalli. Questo, naturalmente, ci dà la possibilità di portare questa imbarcazione anche senza patente. Quando usciamo dal porto, in una modalità naturalmente non planante ma dislocante, la barca risponde molto agilmente, è molto facile da portare. Beh, sicuramente l'idroguida ci aiuta dietro. Ok, è il momento però adesso di portarla in planata. Vediamo a quanti nodi questo scafo riesce a uscire dall'acqua. Siamo a 4500 giri, stiamo facendo 8 nodi e 6. Siamo proprio a fil di planata, naturalmente, con tutti i trim giù. La carena del Beneteau Flyer 6 Sundeck non è come
quella delle sorelle maggiori della stessa linea, ovvero la Air Step 2, che è un brevetto di Beneteau. Ma comunque è molto stabile in navigazione e soprattutto ha una V non tanto profonda, quindi sarà molto stabile anche quando andremo in rada piacevolmente a farci il bagno. Oggi il lago di Garda, lo vedete, è molto tranquillo, quindi se vogliamo provarla sulle onde, beh, dobbiamo crearcele. Sentite, è morbida sull'acqua, non sbatte, la fende. Perché? Perché il dritto di prua in verità non è come i masconi larghi, ma è molto sottile, quindi si appoggia sull'onda e la divide. Abbiamo aperto tutto, abbiamo toccato i 20 nodi punto 1, ancora con il trim giù. Cominciamo ad alzarli un pochino però. Alziamo l'elica dall'acqua, allontaniamola dallo specchio di poppa. Abbiamo tutti i trim su in questo momento e stiamo facendo 21 nodi punto 2. Beh, non male per un 40 cavalli, eh? Questa barca può essere portata da chiunque, beh, anche dai meno esperti. Quindi dobbiamo solo sperare che questo scafo sia stato progettato per perdonare anche manovre azzardate che chiunque potrebbe fare. Che dite, proviamo? Entrando in una virata stretta a 20 nodi, con tutto il trim su, naturalmente l'elica cavita. Dobbiamo abbassare il trim quindi per dare portanza alla nostra propulsione. Il fatto che caviti però è qualcosa di sicuro, perché? Perché se non siamo proprio dei piloti esperti, entrare in una virata a 20 nodi, anche se non è una velocità stratosferica, può essere comunque pericoloso. Un'altra prerogativa sicura di questa barca naturalmente sono i masconi gonfi. Questo dà portanza alla prua, in modo che appena il dritto di prua si immerge quasi per andare a ingavonare, beh, la portanza di tutto questo volume interno ci tiene la prua ben fuori dall'acqua. Il Flyer 6 Sundeck di Beneteau ci è piaciuto. Ha tantissimo spazio sopra e sotto coperta, ma soprattutto è carrellabile, è trasportabile ovunque ed è conducibile senza patente. Per poi non parlare della facilità della conduzione di questo mezzo. Il Flyer 6 Sundeck di Beneteau è davvero una barca per tutti.